siamo qui, ho anche acquistato da Primark, non so se lo vedete là in fondo. Adesso praticamente ho speso tutti i soldi che dovevo spendere all'IKEA, ma non importa. Arrivando a casa vi faccio un bel video di tutto quello che ho comprato. Adesso vi faccio vedere. Allora, ho comprato una cosa anche per mio marito, perché sennò poi si lamenta che spendo sempre tanti soldi, invece così almeno è contento perché li ho spesi anche per lui. Poi ho acquistato un po' di così, pigiama per me, un pigiama barra tuta con l'unicorno, bellissimo. Adesso stiamo uscendo perché andiamo all'IKEA, perché sennò veramente tutti i soldi li spendiamo qua dentro. Bisogna venire un giorno solo qui ad Arese, e spendere solo qua. Se si ha in mente di fare come noi, quindi Arese, IKEA, bisogna un attimo contenersi, anche perché da IKEA ho bisogno di diverse cose e quindi ho bisogno di tenermi i soldi per IKEA, appunto. E quindi adesso stiamo andando, tra l'altro è uscito un sole bellissimo. Diciamo che la convenienza di questi posti, ad esempio qui da Primark, sono i pigiami. Ci sono tantissimissimissimi pigiami bellissimi. L'unica cosa che trovare quello giusto è un po' difficoltoso, perché ce ne sono veramente tantissimi molto felpati, e io già in questo periodo qua inizio ad avere davvero molto caldo con quei pigiami lì, quindi ho fatto una fatica a cercarli, ma ne ho trovato uno che è più una tuta, ma è bellissimo. Adesso tra l'altro stiamo un attimo cercando la macchina perché ci siamo persi. Abbiamo fatto l'errore primo di non mettere la giacca, perché ho detto poi là dietro fa caldo e quindi ho un freddo cane, e la seconda è che non riusciamo a trovare la macchina perché non abbiamo guardato dove l'abbiamo messa, quindi siamo un po' indaffarati. Mi sa che staremo tutto il giorno qua, perché è già un po' che giriamo e non la troviamo. Dicevo che ho trovato questa tuta barra pigiama abbastanza sottile di cotone e carina, sbagliata, perché le coppie, i pigiami a coppia non mi piacevano, e allora mi sono orientata su questo qua, sbagliato, ma molto molto. Ciao ragazze, allora eccoci con un nuovo video. In questo video qui vi voglio far vedere tutto quello che ho acquistato da Primark, ecco qua. Allora, purtroppo per andare da Primark devo andare fino ad Arese, perché qui da noi non c'è, e il posto più vicino appunto è ad Arese, e quindi ho preso la mia macchinina e sono andata, siccome dovevo andare a fare un giretto all'IKEA, ne ho approfittato per deviare un po' per Arese e andare ad acquistare da Primark. Allora, non ho acquistato tantissimo perché eravamo di fretta, dovevamo andare da IKEA e quindi abbiamo fatto tutto un po' di fretta, e poi ovviamente il budget a disposizione non era tantissimo, e quindi ho cercato un attimo di limitarmi e prendere più che altro cose che mi servono. Comunque, allora, si sa che quando si va in quei posti si compra solo delle stupidate, ma devo dire che sono stata ancora brava e ho comprato tutte cose che comunque mi servivano. Allora, iniziamo dalla prima cosa. Allora, i dischetti, il cotone a dischetti. Allora, l'avevo finito e quindi ne ho approfittato. Questo qua costava 0,75 e all'interno ce ne sono, non so se c'è scritto, 120 dischetti, e non li ho mai provati, sono curiosa di vedere come sono, se sono morbidi o se sono di quelli rigidi, non lo so. Comunque li proverò e poi vi dirò, al massimo se voi l'avete già provati fatemi sapere qui sotto. Un'altra cosa che mi ha un po' tentato sono queste salviette. Continuano a cadermi queste salviette. C'è scritto, allora, salviette detergenti dedicate per il viso. Allora, non c'è scritto struccanti, quindi mi sa che non sono struccanti. Io ero convinta fossero struccanti, ma vabbè, pazienza. E vediamo un attimo come sono anche queste qua. Un altro acquisto che ho fatto, molto 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 utile, è questo dispenser porta cotone, perché diciamo che mi serviva un qualcosa del genere da mettere sulla mia zona make up, perché ogni tanto mi servono magari dei dischetti di cotone, o perché mi sporco di trucco, o perché magari mi sbavo e non li ho mai sotto mano. E quindi ho preso questo qua, che adesso apro con voi, che è anche molto carino da mettere proprio lì sopra, così ogni volta che mi serve un dischettino
lo prendo. È davvero molto carino, sembra quasi luccicare un po', è davvero molto elegante, molto fine. Un'altra cosa che ho acquistato, questa ragazze, molto utile, cioè veramente non è un mai più senza, ed è questo qua, il selfie light. Allora, quando l'ho vista ho detto è mia, io non l'avevo mai vista sinceramente, e l'ho vista oggi, ho detto la devo prendere, ero molto curiosa di, io non è che mi faccia molti selfie, devo dire, però cioè non sono un'appassionata di selfie, a meno che non vado da qualche parte, allora mi scatto la foto, perché se no non... Allora, adesso se riesco a aprirla, ovviamente oro rosa come il mio telefono, e vediamo, ci vorranno le pile, infatti non credo ci siano dentro, vabbè, e poi vedremo, non so come si mette, adesso lo voglio mettere qua con voi, penso si metta così, se non sbaglio, e oh mamma mia, aspettate, e vi scattate il vostro selfie super illuminato. Adesso vado bene a leggere le istruzioni, ma dovrebbe essere così, e diciamo che è carino, perché illumina il viso, e ma si sono quelle stupidate che ogni tanto va bene prendere. Poi ho acquistato questa qua che appena ho visto, veramente me l'ha fatta notare mia sorella e l'ha presa anche lei, allora l'ho brancata anch'io, ed è questo maglioncino super 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 fucsia, ma la cosa che mi piace è che rimane corto in vita e poi ha queste maniche molto molto larghe, ed è bellissimo con un pantalone a vita alta, trovo che sia davvero super delizioso, poi il colore è davvero molto 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 bello. E questa qua è costata 14 euro, tra l'altro c'era solo la ML e abbiamo preso la M, tanto non essendo queste maglie con proprio la spallina perfetta, ma questa manica che va giù e addirittura non ha la cucitura, secondo me anche la taglia più grossa va bene, anzi sono quei maglioni che stanno anche bene, che cadono un po', al massimo se c'è la manica proprio lunga la faccio un attimo accorciare un pochino, però vediamo. L'ultima cosa che ho acquistato, ma davvero molto carino, veramente sono due pezzi distinti ma che io metterò insieme, e sono, allora, questa camicina da notte, ovviamente con gli unicorni, ed è bellissima perché è questo grigio molto chiaro, sono i colori che piacciono a me, diciamo che farò pandan con casa mia, e ha praticamente la base grigia chiara e poi ha questo tocco di fucsia, di azzurrino, vedete anche la manichina, è davvero super deliziosa. Questa qua è un, anche questa è una M, purtroppo le taglie erano così, ma non importa, e andrò ad abbinarla con un pantalone che ho preso a parte perché non c'era il pantalone per quanto riguarda quella camicetta da notte lì, ed è un semplicissimo pantalone della tuta grigia, questo è un tono un po' più scuro, così con il laccetto, il cordino in vita, ma quello che mi piace tantissimo è il pantalone in fondo perché ha l'elastico, a me piace che va giù così, non mi piacciono i pantaloni larghi. Ho preso una S, quindi non dovrebbe rimanere larghissima, almeno con la maglia sopra lunga non sembro poi bagogli. Diciamo che più che un pigiama lo utilizzerò per stare in casa perché è davvero molto molto carino. E boh, questi sono tutti gli acquisti che io ho fatto da Primark, poco ma bello corposo. Spero che questo video qui vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando un pollicino in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto perché non costa niente, basta solo cliccare qui dove vedete la mia faccina. Io con questo video qui vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!